Innanzitutto vi ringrazio di essere venuti stasera, perché il motivo per cui la nostra associazione realizza questo genere di attività è proprio per permettere degli spazi di partecipazione, di ascolto e di confronto. Allora, per chi è al primo incontro della Scuola di Etica e Politica, adesso farò una piccola presentazione, dopo lasceremo spazio a Fernando Savater. E dopo vi invitiamo, e invitiamo soprattutto i più giovani comunque a dialogare con il filosofo Fernando Savater. Allora, oltre a ringraziare tutti voi, vorremmo ringraziare appunto Fernando Savater che ha accettato l'invito. Per noi è molto importante la sua presenza all'interno della Scuola di Etica e Politica. Grazie quindi. E ringrazio anche Stefania che stasera ci accompagnerà. E infatti ci tradurrà comunque e permetterà comunque a tutti noi di dialogare con Savater. Non vorrei dilungarmi troppo, qua dietro scorreranno alcune attività che vengono promosse dalla Gabella di Via Roma, soprattutto ai più giovani vorremmo invitarvi anche a partecipare proprio alla gestione delle attività di Gabella. Allora, leggerò una breve cosa, proprio una pagina e mezzo, e poi dopo lascerò la parola direttamente a Savater. Io ho quel che ho donato. Se dovessi prendere per esempio un sentimento, io ho avvertito il significato del futuro grazie a mia nonna. Quando cucinava, mettevo il tegame in tavola e mi faceva scegliere quello che volevo. Poi faceva scegliere a mia madre e quello che rimaneva lo prendeva lei. C'era un ordine preciso. A me, che ero il più piccolo, aspettava la prima scelta. A mia madre la seconda, e lei, che era anziana, si accontentava di mangiare quello che rimaneva. Mia nonna è morta qualche anno fa. Lei mangiava gli avanzi e quando gli chiedevo perché, mi rispondeva che era vecchia. Stupidamente, da piccolo, credevo che gli anziani avessero uno stomaco più forte di quello dei bambini e che loro potessero digerire qualsiasi cosa. Ma poi, quando sono cresciuto, vedevo che alla sera sul divano si massaggiava la pancia con la mano. In questi e molti altri gesti iniziavo a capire come ci si sente ad essere amati. La nonna, infatti, sceglieva di non pensare soltanto a se stessa, ma di mettere davanti me e mia madre. Banalizzando, sceglieva di dare la parte migliore di ogni cosa a noi che rappresentavamo il futuro. Non il suo futuro personale. Nella prova il fatto che la nonna, fin da piccolo, mi diceva che sarebbe morta e che per questo non avrebbe conosciuto i miei figli. In effetti così è stato. Mia nonna non ha conosciuto nemmeno la persona che amo, non mi vedrà domani, se sarò felice o meno. Ed è forse questo il senso del voler bene, di donare agli altri, rinunciando a qualcosa di sé, in cambio della possibilità di immaginare un futuro. Mia nonna non è morta improvvisamente. Le forze l'hanno abbandonata negli ultimi anni della sua vita. Ha iniziato a non salire più sulle sedie, poi a muoversi sempre più lentamente, fino ad aver bisogno di una stampella e infine di una carrozzina. La domenica a pranzo mangiavamo i cappelletti in brodo e lesso. Siccome ero più veloce a mangiare il primo, avevo preso l'abitudine di prendere un piatto, andare in cucina e scegliere i pezzi di gallina più teneri, tagliare a fettine sottili, servirli con la salsa tartara e la giardiniera e un po' di verdure cotte condite. Da quando è morta, mi mancano molte cose di lei. E poter vedere il suo volto, quando gli portava a tavola il piatto che le avevo preparato, è una delle cose che mi manca di più. Perché in un gesto semplice, che non richiede alcuna competenza particolare, se non la volontà di farlo, risiedeva la sua e la mia felicità corrisposta. Si può immaginare il futuro anche quando non si è compiuto 20 anni. Un mio amico, Nando, qualche anno fa ci ha fatto leggere la lettera di un tal Giacomo Ulivi. Giacomo è morto a 19 anni e in pochissimi sanno chi è stato o cosa ha fatto. Abbiamo intitolato la Scuola di Etica e Politica Giacomo Ulivi perché poco prima di essere ammazzato ha scritto 2 lettere, una rivolta agli amici, ai suoi compagni di scuola. Giacomo non era un eroe. Giacomo era una persona normale, era un ragazzo curioso. Ecco un brano della lettera che ha scritto ai suoi amici prima di essere fucilato nel 1944. Ci siamo lasciati strappare di mano tutto, da una minoranza inadeguata, moralmente e intellettualmente.
Questa ci ha depredato, buttato in un'avventura senza fine. E questo è il lato più roseo. Io credo, il brutto è che le parole e gli atti di quella minoranza hanno intaccato la posizione morale, la mentalità di molti di noi. Credetemi, la cosa pubblica è noi stessi. Ciò che ci lega ad essa non è un luogo comune, una parola grossa e vuota come patriottismo. Noi siamo falsi con noi stessi, ma non dimentichiamo noi stessi in una leggerezza tremenda. Al di là di ogni retorica, constatiamo come la cosa pubblica sia noi stessi, la nostra famiglia, il nostro lavoro, il nostro mondo, insomma, che ogni sua sciagura è sciagura nostra, come ora soffriamo per l'estrema miseria in cui il nostro paese è caduto. Se l'avessimo sempre tenuto presente, come sarebbe successo questo? L'egoismo, ci dispiace sentire questa parola, è come una doccia fredda, vero? Sempre tutte le pillole ci sono state propinate col dolce intorno. Tutto è stato ammantato di retorica. Facciamoci forza, impariamo a sentire l'amaro. Non dobbiamo celarlo con un paravento ideale, perché nell'ombra si liderate l'indisturbato. È meglio mettere alla luce del sole, confessarlo, nudo scoperto, esposto agli sguardi. Vedrete che sarà meno prepotente. L'egoismo, dicevamo, l'interesse, ha tanta parte in quello che facciamo. Tante volte si confonde con l'ideale, ma diventa dannoso, condannabile, maledetto, proprio quando è cieco, inintelligente, soprattutto quando è celato. E se ragioniamo, il nostro interesse è quello della cosa pubblica. Insomma, finiscono per coincidere. Appunto per questo dobbiamo curarla direttamente, personalmente, con il nostro lavoro più delicato e importante, perché da questo dipendono tutti gli altri, le condizioni di tutti gli altri. Se non ci appassioniamo a questo, se non lo trattiamo a fondo, specialmente oggi, quella ripresa che speriamo, a cui tenacemente ci attacchiamo, sarà impossibile. Per questo dobbiamo prepararci. Può anche bastare, sapete, che con calma cominciamo a guardare in noi e ad esprimere desideri. Come vorremmo vivere domani? No, non dite di essere scoraggiati, di non volerne più sapere. Pensate che tutto è successo perché non avete più voluto sapere. Ricordate, siete esseri umani. Avete il dovere, se il vostro istinto non vi spinge, ad esercitare il diritto di badare ai vostri interessi, di badare a quelli dei vostri figli e dei vostri cari. Iniziamo praticamente questo incontro associando due aneddoti di cucina e la lettera di un condannato a morte. E non so se questo ha un senso. Noi vi invitiamo nel senso stasera a confrontarci con delle parole, però soprattutto diciamo domani a confrontarvi anche con dei fatti, delle azioni, delle piccole azioni che tutti noi possiamo fare. Adesso niente. Darei la parola a Fernando Savatera e vi chiedo di fare un applauso perché comunque è qua stasera insieme a noi. Salve, buonasera. Prima di tutto io mi scusi per non parlare italiano. Io capisco bene, ma non lo parlo, parlo bruttissimo. E spero che, hablando in español un poco despacio, me comprendan con la ayuda de mi traductora. Mi editor en Italia, el editor que ha editado la mayor parte de mis libros, Giuseppe La Terza, cuando hago una presentación de un libro, me dice, habla un español para italianos. Bueno, yo voy a intentar hablar un español para italianos y la parte que no logre transmitirle, mi Estefanía, mi traductora, lo hará por mí. Ebbene, vi ringrazio prima di tutto per avermi invitato e per essere qua questa sera. Spero che anche con il poco di italiano che riesco ad esprimere voi possiate capirmi. Laddove non riuscirò ad esprimermi con le mie parole, ci sarà la traduttrice. Ebbene, devo dire che la maggior parte delle volte che vengo in Italia e l'editore che mi segue, che ha appunto pubblicato la maggior parte dei miei lavori, ovvero l'editore La Terza, mi invita spesso ad esprimermi con uno spagnolo italianizzato, ed è quello che cercherò di fare un po' anche questa sera per parlare meglio tra di noi.
Los organizadores de esta sesión me pidieron que hablase de los dos libros que yo escribí para hace ya 15, 16, 17 años, dos libros, Ética per un figlio, Política per un figlio, que en español se llaman Ética para Amador y Política para Amador, Amador es mio figlio, y son dos libros de introducción, de acercamiento a la ética y la política. Dunque, gli organizzatori mi hanno chiesto di parlare di due libri che io ho scritto già ormai, si parla di 15, 16, 17 anni fa. Sono i libri Etica per un figlio e Politica per un figlio, che hanno come titolo originale Etica per Amador e Politica per Amador, che in realtà è il nome proprio di mio figlio. E sono due libri che io posso definire come una introduzione, un avvicinamento all'etica e alla politica. El sentido de estos libros es buscar una ayuda para que los jóvenes puedan utilizar mejor su libertad. La palabra libertad es una palabra muy hermosa, muy estruendosa incluso, pero también muy comprometida. A todos nos gusta la palabra libertad, pero nos cuesta o nos resulta difícil emplear la libertad y sobre todo aceptar las consecuencias, a veces negativas, de haber utilizado mal la libertad. Ebbene, il senso di questi due libri è sicuramente quello di cercare un aiuto affinché i giovani possano usare meglio la libertà che hanno a disposizione. Libertà è una bellissima parola, una parola altisonante che noi tutti conosciamo bene, una bella parola, ma molto difficile da usare e molto difficile anche accettare che delle volte comporta delle conseguenze negative. E editores in Spagna di esos dos libros querían un solo libro, un libro que hablara de ética y de política. Y yo intenté desde el principio separar los dos temas. Es decir, la ética y la política están conectadas, están relacionadas, porque las dos tratan de dar un sentido más humano a nuestra vida en común y a nuestra vida particular. Pero yo creo que son dos temas distintos. La ética intenta hacernos mejores personas y la política intenta que vivamos en mejores instituciones, en un país mejor organizado. Allora, all'inizio gli editori spagnoli mi hanno chiesto, invece di scrivere questi due libri separatamente, di scriverne uno solo che affrontasse nello stesso libro, appunto, sia l'etica che la politica. Devo dire però che, benché io riconosca che ci siano dei collegamenti fra queste due grandi tematiche, etica e politica, perché entrambe cercano di dare un senso alla nostra vita in quanto esseri umani, dall'altra parte è pur vero che l'etica cerca di farci persone migliori e la politica di vivere con istituzioni migliori, e quindi le ritengo due cose separate e distinte. La etica tratta de aquellas cosas que siempre están en nuestra mano, que siempre podemos hacer. Es decir, yo no tengo que esperar a que todo el mundo sea bueno para intentar portarme bien. Yo no tengo que esperar a que el mundo se convierta en un paraíso para que intentar hacer yo lo que creo que es mi deber. Mientras que, en cambio, la política exige la colaboración de los demás. Yo no puedo fundar solo un partido político, no puedo fundar solo un sindicato, no puedo hacer una transformación política yo solo, sino que necesito la complicidad de otros. Entonces, la ética es aquella parte de la libertad que depende solo de nosotros, y la política es aquella parte de la libertad que depende de lo que nosotros podamos hacer con los demás.
Allora, l'etica infatti riguarda cose che possiamo fare sempre, ovvero un esempio che vi posso dire è quello di noi non dobbiamo aspettare che tutti siano migliori per essere noi stessi migliori, non dobbiamo aspettare che gli altri creino attorno a noi un paradiso per cominciare a costruire noi stessi un paradiso, mentre la politica purtroppo ha assolutamente bisogno, impone la necessità della collaborazione degli altri e quindi io ho assolutamente bisogno, se voglio fondare un partito politico, della collaborazione degli altri e la stessa cosa se voglio fare un sindacato o se pretendo dei grandi cambiamenti politici, in quel caso avremo sempre bisogno degli altri. Quindi da questo punto di vista possiamo dire che l'etica riguarda una parte della libertà che dipende semplicemente dal singolo, mentre la politica fa riferimento ad una parte della libertà nella quale si è fortemente collegati gli uni tra gli altri. La ética es una, algo que de alguna forma pretende que yo logre una vida más propiamente humana y la política intenta que sea toda la colectividad la que viva de una manera más humana, es decir, más unida, más solidaria. Ahora bien, la ética es una reflexión sobre mi libertad, porque yo no conozco más que a una persona desde el punto de vista del sujeto, del que va a hacer cosas, de aquel que tiene una intención. Yo solo conozco una persona, que soy yo mismo. La ética no es algo que sirve para hacer críticas a los demás, que es como se suele utilizar. Es decir, normalmente utilizamos la ética para decir lo que los demás hacen mal, ¿no? Yo tenía un compañero que era profesor también de ética y que decía, mira, después de mucho estudiar he llegado a la conclusión de que solo hay una definición de ética. Ética es lo que les falta a los otros. Allora, l'etica quindi è qualcosa che richiede e impone che ognuno di noi abbia una vita più umana, che io come singolo abbia una vita più umana, mentre dall'altra parte la politica impone che tutta la collettività sia implicata in questo sforzo e quindi che viva in un modo più umano, nel senso di in un modo più solidale. Detto questo, posso dire che l'etica è una riflessione sulla mia libertà, ovvero dato che io posso conoscere solamente una persona e quella persona sono io stesso, ciò significa che l'etica non mi deve portare a fare delle critiche verso gli altri, che è quello invece che purtroppo solitamente è portata a fare l'etica. Addirittura posso citare l'esempio di un mio compagno, nonché anch'egli professore all'università di etica, che dopo tanti anni di studio è arrivato a dire che l'etica è ciò di cui si parla parlando degli altri. Yo creo entonces que debemos ensayar o debemos ejercer una especie de entrenamiento, tenemos que entrenarnos para la utilización de la ética y para la colaboración en política. Por eso es importante la educación o la formación de los jóvenes en estos temas, no para decir qué es lo que deben pensar, sino para decir que deben pensar, que hay algo que pensar, que es importante pensar algo. Es decir, no se puede vivir de cualquier modo, no se puede vivir simplemente imitando cómo viven los demás, no se puede seguir de alguna forma la rutina o la inercia de los otros. La libertad exige reflexión sobre lo que vamos a hacer y por qué lo vamos a hacer. Eso es la pregunta ética por excelencia. ¿Por qué esto y no aquello? ¿Por qué hago esto y no aquello?
Allora, quindi noi dobbiamo, e io vi invito a fare un esercizio, ad esercitarci, a sforzarci e quindi a usare, a trovare una collaborazione all'interno di quella che è la politica. E questo diventa fondamentale soprattutto per la formazione dei giovani, perché noi non dobbiamo dire ai giovani che cosa devono pensare, bensì dobbiamo dire loro che loro devono pensare, non che cosa, ma che devono pensare, quindi il processo, e che non si può vivere in un modo piuttosto che in un altro. Non dobbiamo rimanere incastrati nella routine e nella quotidianità, nel vincolo di seguire ciò che fa la massa, ma dobbiamo essere capaci di poter scegliere la nostra strada. E infatti la libertà ci impone in maniera necessaria di riflettere su ciò che bisogna fare. En cambio, el peligro de la política, sobre todo en general los jóvenes, es que no quieran escuchar oír hablar de política. Es decir, todo lo que se oye de la política es malo. Los políticos son corruptos, la política está llena de cosas turbias, de abusos, de faltas de decencia. Y entonces los jóvenes dicen, no, yo no quiero saber nada de la política. La política no me interesa. Paso de la política, la dejo de lado. El problema es que si nosotros dejamos de lado la política, alguien va a hacer política en nuestro lugar, en vez de nosotros. Uno no anula la política porque diga que no le interesa. La política sigue estando ahí, sigue estando en la calle, sigue estando en las instituciones, pero otras personas las van a hacer en nuestro lugar, la van a hacer en lugar nuestro, en nuestro nombre, otros van a hacer esa política que nosotros no queremos hacer. Ebbene, c'è un grande pericolo legato alla politica e soprattutto legato al ruolo dei giovani in politica. Infatti spesso sento dire che i giovani non vogliono ascoltare la politica, non vogliono sentire parlare di politica, e spesso li sento dire no, questo non va bene, lì sono tutti corrotti, lì ci sono abusi, c'è mancanza di trasparenza e cose di questo tipo. Ebbene, il problema però è che se noi lasciamo da parte la politica e non ce ne occupiamo, qualcuno a quel punto lo farà al nostro posto. E quindi devo dire che anche se noi non ci occupiamo di qualcosa e cerchiamo di dimenticarlo, non è che in questo modo lo si annulla, perché la cosa continua ad essere lì, viva, presente, e quindi abbiamo il dovere di farlo, perché sennò altri lo faranno al posto nostro. Es inútil quejarse del mundo, es decir, hay una actitud simplemente de decir no me gusta el mundo, no me gusta cómo funciona, no me gusta cómo se portan las personas, no me gusta el egoísmo, no me gusta la brutalidad, la destrucción del medio ambiente, los abusos. Bueno, el mundo no admite protestas. Por mucho que no nos guste, ahí está. Y por mucho que no nos guste, el mundo va a seguir siendo lo que es, salvo si nosotros intentamos cambiarlo. Nada cambiará solo. Nada cambiará simplemente dejando pasar el tiempo. Las cosas serán todo lo malas que nosotros permitamos que sean. Si no estamos dispuestos a intervenir, si no estamos dispuestos a intentar cambiar las cosas, es inútil que nos quejemos, es inútil que digamos que todo está mal, porque eso simplemente será una forma de pereza, de aburrimiento. Yo creo que hay dos formas de pereza, dos formas de abandono, que son la esperanza y la desesperación. La esperanza es una forma de pereza, porque el optimista, el esperanzado, dice, no hay que hacer nada, todo se irá arreglando poco a poco. El mundo se va arreglando, ya van mejorando las cosas, ya parece que todo va mejor. Tranquilos, no hagamos nada, que ya se van arreglando las cosas. Y el desesperado dice, no hay nada que hacer, es imposible.
las multinacionales, los grandes poderes, la mafia. Es imposible luchar contra todo eso, no hay nada que hacer, no hagamos nada. Entonces, la conclusión del optimista y del pesimista, del esperanzado y del desesperado, es la misma. No hay nada que hacer, no hagamos nada. È inutile lamentarci del mondo, è inutile dire questa cosa mi piace, quest'altra non mi piace, ci sono delle cose che vanno bene, altre che vanno male, ci sono atteggiamenti delle persone che non mi piacciono, in questo mondo è brutto perché c'è l'inquinamento, c'è la violenza. Anche se continuiamo a dire queste cose, non è che con questo il mondo può cambiare, il mondo rimane quello che è, anche se così non ci piace se continuiamo a lamentarci. Il mondo è lì e continua ad esistere se noi non lo cambiamo, quindi c'è bisogno che il cambiamento avvenga da parte nostra, perché sennò le cose rimangono così come sono. Anzi, a questo punto mi piacerebbe sottolineare due atteggiamenti che riguardano un certo tipo di noia e di abbandono di fronte a come vanno le cose nel mondo, che sono, uno, da una parte, quello della persona che nutre speranza e che comunque manifesta una certa noia di fronte al mondo e si abbandona dicendo ma lasciamo le cose come sono, tanto si andranno avanti da sole, lasciamo il mondo così com'è, non facciamo niente, tutto si sistemerà da solo. E poi c'è invece un'altra tipologia di persone che di fronte al mondo si pone con un atteggiamento di disperazione che porta a dire queste persone però non c'è niente da fare, le cose vanno talmente male che non si sistemeranno, questo non arriverà mai ad una soluzione ottimale. E quindi di fronte a questi due diversi atteggiamenti abbiamo comunque, anche se apparentemente un atteggiamento ottimista e un altro più negativo, una stessa soluzione, ovvero che le cose non cambiano. Il problema è che cuando tenemos que cambiar las cosas del mundo, tenemos que seguir viviendo dentro del mundo. Es decir, es como si fuéramos en un barco y tuviéramos que empezar a arreglar algunas partes del barco, partes que se van estropeando, vías de agua por donde entra el agua y corremos el peligro de que el barco se hunda, las velas y los mástiles del barco que se tambalean, pero tenemos que arreglar el barco y a la vez seguir navegando en el barco. Es decir, lo perfecto sería poder llevar el barco a un puerto, dejarlo allí, arreglarlo y luego volver otra vez a navegar. Pero en la vida no podemos hacer eso. Nosotros no podemos frenar el mundo y decir, bueno, ahora vamos a esperar durante 3 años hasta que las cosas se arreglen y luego seguimos viviendo. No, tenemos que ir cambiando las cosas y a la vez viviendo en el mundo. Por lo tanto, siempre hay partes que tenemos que conservar y partes que tenemos que transformar. La política y la reflexión moral es saber qué cosas debemos conservar y qué cosas debemos transformar. Qué cosas hay que cambiar en primer lugar y qué cosas hay que conservar para poder seguir navegando en la vida colectivamente. Dunque, il problema che si pone, detto questo, è di capire come dobbiamo cambiare le cose del mondo pur sapendo che noi continuiamo a vivere in questo mondo. Vi faccio un esempio, quello della barca. Immaginiamo che stiamo tutti navigando su una grande barca. Se incominciano a rompersi dei pezzi di questa barca o ci sono delle falle, oppure entra acqua nella barca o si rompono le vele o l'albero maestro comincia a vacillare, che cosa possiamo fare? Ebbene metterci tutti insieme e cercare di riparare questi danni sulla barca, ma al contempo dobbiamo continuare a navigare nel mare. Certo, la cosa ottimale sarebbe quella di arrivare al porto più vicino con la nostra barca, fermarci, fare tutte le sistemazioni necessarie e poi continuare il nostro viaggio. Questa cosa però non è possibile nel nostro mondo, non possiamo fermare il tempo, che so io, per 3 anni ad esempio.
E quindi che cosa dobbiamo fare, non potendo frenare il mondo? Dobbiamo cercare di cambiare le cose che non vanno bene e al contempo di continuare a vivere. Ecco quindi cosa la politica e la morale ci insegnano a fare, ci insegnano a scegliere che cosa possiamo conservare per poter continuare a vivere meglio e anche che cosa possiamo trasformare sempre in questo obiettivo di miglioramento. Muchas veces a las personas que nos dedicamos a hablar de estas cuestiones de ética o política, se nos pregunta cuáles son las virtudes más importantes. La palabra virtud, que viene, como sabéis, del latín, de vir, la fuerza del guerrero, la virtud es la fuerza, la excelencia. Ser virtuoso es ser excelente en algo, en la vida, por ejemplo. Entonces, muchas veces se nos pregunta cuáles son las virtudes particulares y para la vida en común más importantes o más básicas, dentro de todas las posibles, cuáles son las virtudes más básicas y más importantes que tendríamos que intentar desarrollar en nuestra vida. Ebbene, spesso a persone come me che si occupano di etica e di politica viene chiesto quali sono le virtù più importanti, intendendo con virtù naturalmente l'origine, diciamo, latina della parola, che è quella di vir, che significava forza del guerriero. Quindi la virtù intesa come grande forza, essere virtuosi, essere bravi e talentuosi in una particolare disciplina, oppure essere talentuosi e bravi nella vita. Quindi ritorno a dire, spesso mi sento fare la domanda: quali sono le virtù fondamentali per la nostra vita? Io diria che hai tre virtù esenciales, que son la base sobre la cual se construyen todas las demás virtudes y valores de la vida. En primer lugar, yo creo que hace falta coraje para vivir. El coraje, el valor, es imprescindible en un ser como nosotros, que sabemos que somos mortales. Es decir, el hombre es el único ser mortal que hay en el mundo. Los animales se mueren, pero no saben que son mortales. Solo los seres humanos somos realmente mortales porque sabemos que vamos a morir. Y sabemos que estamos amenazados por la sombra, somos vulnerables. La vulnerabilidad define a los hombres. Por lo tanto, hace falta coraje para arriesgarnos a vivir a pesar de las amenazas de todo aquello que nos puede herir, incluso matar. Ebbene, io rispondo sempre che a mio avviso ci sono tre virtù fondamentali sulle quali poi si basano e si costruiscono i valori della vita dell'essere umano. Prima di tutto, la virtù del coraggio di vivere. Il coraggio di vivere è necessario, è assolutamente imprescindibile per un essere come l'uomo che sa di essere un essere mortale. In effetti posso dire che l'uomo è l'unico essere mortale perché gli animali, che pure lo sono, però non hanno consapevolezza del loro essere mortale e in questo senso l'uomo diventa quindi l'unico essere realmente mortale. Da ciò ne deriva anche la vulnerabilità che l'uomo sente in ogni momento della sua vita e la minaccia di morte che lo accompagna durante la sua vita. El coraje para vivir es primero uno de los, yo creo, uno de los puntos básicos de una vida moral. Quien no tiene coraje no se atreverá a enfrentarse con los problemas, con los peligros, con los abusos,
con las ambiciones y con las traiciones de la vida. Pero también, además del coraje para vivir, hace falta generosidad para convivir. La generosidad es imprescindible porque hace que los demás cuenten para nosotros. La persona generosa es la que es capaz de no ponerse siempre en el centro del mundo, sino ponerse junto con los demás, en un círculo que incluye también a los otros. El generoso es el que abre el yo, amplía el yo, hasta que incluye a los otros. En vez de cerrar el yo y ponerlo en el centro del mundo, abre el yo de tal modo que abarque a los demás. La generosidad para convivir, es decir, convivir es siempre un acto generoso. No es decir, utilizaré a los demás para subirme encima, sino voy a vivir junto con los otros, voy a intentar hacer que los otros vivan más para que ellos además me den más vida a mí también. Ebbene, uno dei punti fondamentali, lo ritengo questo qui che dicevamo, il coraggio per vivere, è sicuramente uno dei punti fondamentali perché? Perché chi non ha coraggio non può permettersi di vivere una vita morale, chi non ha coraggio non può far fronte ai pericoli, agli abusi, alle cose belle, alle cose brutte che la vita ci pone di fronte. Un'altra cosa molto importante è la generosità per convivere, che è assolutamente necessaria e imprescindibile per fare in modo che gli altri possano e debbano contare per noi, che debbano essere importanti per noi. Il generoso non è al centro del mondo, il generoso si pone insieme agli altri in un cerchio e apre il proprio io agli altri. Il generoso non è una persona che si chiude in se stesso, ma è una persona che apre il suo abbraccio verso gli altri e che considera il convivere come un atto di generosità in cui l'incontro con gli altri gli permette di vivere meglio. Il coraggio per vivere, la generosidad para convivir y, en tercer lugar, yo diría que hace falta prudencia para sobrevivir. Es decir, los humanos, como hemos dicho, somos vulnerables, estamos siempre en riesgo, tenemos unas posibilidades limitadas, no basta con desear lo mejor, sino que hay unos recursos limitados, unas posibilidades limitadas, el mundo produce unos frutos limitados, es decir, hay un límite en las cosas. La prudencia es saber vivir en un mundo limitado, en un mundo que no responde a los sueños y los caprichos, sino que tiene unas exigencias concretas, puede alimentar a un número determinado de personas, tiene unos requisitos físicos, naturales, etc. La prudencia es el arte de vivir en un mundo que podemos estropear, que podemos perder el agua, perder el aire, perder los recursos naturales. Sin prudencia no lograremos sobrevivir. De modo que junto al coraje, junto a la generosidad, la prudencia es el arte de administrar los recursos limitados de nuestras propias fuerzas y del propio mundo. Oltre al coraggio per vivere, oltre alla generosità per convivere, un'altra cosa che ritengo altrettanto importante è la prudenza per sopravvivere. Abbiamo detto quindi che l'essere umano è un essere vulnerabile, che vive perennemente in uno stato di rischio e che vive in un mondo in cui le possibilità sono limitate. Il mondo produce frutti limitati, ha dei tempi limitati, le condizioni del mondo sono limitate e quindi prudenza significa saper vivere in un mondo limitato che ha esigenze ben precise e concrete e saper vivere in un mondo non rispondendo ai nostri capricci, bensì con la consapevolezza delle risorse
risorse che sono a nostra disposizione, ad esempio di quanti alimenti possiamo dare alle persone che vivono nel nostro mondo. Prudenza è l'arte di vivere, nel senso di gestire le risorse che abbiamo a nostra disposizione, e se non sappiamo usare con capacità la prudenza, purtroppo rischiamo di non poter sopravvivere. Aquellos dos libros que yo escribí, Ética per un figlio, Política per un figlio, tratan precisamente de estas cuestiones. Tratan del coraje, de la generosidad y de la prudencia. Intentan brindar la ayuda de una experiencia. Uno de los problemas que tiene la educación, cualquier educación, pero la educación ética, es que yo, que digamos que he vivido en un mundo diferente al vuestro, tengo que intentar ayudaros con mi propia experiencia. Es decir, yo tengo que intentar brindar mi experiencia de modo que pueda servir de algo, de ayuda a personas que estáis viviendo en un mundo distinto al que yo conocí cuando tenía vuestra edad. La paradoja de la educación es que quien hemos vivido en el pasado tenemos que preparar a los que van a vivir en el futuro. Esa paradoja es insalvable y es la paradoja de todas las formas de educación y sobre todo de la educación moral. Ebbene, i due libri che io ho scritto, e mi riferisco sempre a Etica per un figlio e Politica per un figlio, trattano giustamente di questi grandi temi, il coraggio per vivere, la generosità e la prudenza. E in questi due libri che cosa ho cercato io di fare? Ho cercato di trasmettere l'esperienza che io stesso ho acquisito durante i miei studi e nella mia vita. Anche perché uno dei problemi fondamentali della formazione qual è? Sicuramente è il fatto che io ho vissuto in un mondo che era certamente diverso da quello in cui voi giovani state vivendo oggigiorno, e quindi quello che posso fare io è solo cercare di offrirvi la mia esperienza, il mio passato, cercare di aiutarvi e darvi degli strumenti, però voi già vivete in un mondo che non è più quello in cui vivevo io, vivete in un mondo diverso, e quindi questo è un po' il paradosso nel quale si trova la formazione, nel senso che a noi che abbiamo vissuto nel passato viene richiesto di trasmettervi e di parlarvi di un mondo che però non è più lo stesso mondo che vivete voi, que siete proyectados hacia el futuro. El problema, la paradoja de la libertad, es que nadie puede ser libre por otro. Es decir, la libertad es aquello que tengo yo y que nadie puede sustituirme. Las cosas que yo tengo que hacer como un ser libre, nadie las puede hacer por mí. Nadie puede, de alguna manera, organizar mi vida de tal modo que yo ya no necesite decidir, que yo ya no necesite tomar una decisión u otra, que la vida esté resuelta para mí. La vida va a ser constantemente algo que yo tengo que elegir, que tengo que estar constantemente optando por una verdad o por otra, y eso es el verdadero problema de la libertad. Un filósofo importante del siglo pasado, Jean-Paul Sartre, dijo: estamos condenados a la libertad. Es decir, la libertad no es simplemente una bendición, es una condena. Estamos condenados a ser libres. No tenemos más remedio que ser libres, y no tenemos más remedio que ser libre cada uno de nosotros. Por eso, creo yo, cualquier pequeña ayuda, como puede ser esos libros u otros parecidos, creo que pueden servir para reforzar el sentido de la libertad de cada uno de vosotros. Ebbene, questo paradosso della libertà quindi ci porta a dire che nessuno può essere libero al posto di un'altra persona. Libertà è ciò che io ho
e ciò che nessun altro può fare al mio posto. Nessuno può organizzare la mia vita in modo che a un certo punto io poi smetta di prendere decisioni. Questo non è possibile. La vita è qualcosa nella quale io sono tenuto continuamente a scegliere, nella quale io sono tenuto continuamente a prendere delle decisioni. In effetti c'era un filosofo, Jean-Paul Sartre, il quale diceva giustamente: siamo condannati a essere liberi. E in effetti la libertà non è solo di per sé una condizione, ma è anche in questo senso una condanna. È per questo che io ritengo che almeno con i miei due libri posso offrirvi, per quanto mi è possibile, un piccolo aiuto per cercare di rafforzare quello che è per ognuno di voi il senso di libertà. Bueno, pues estas palabras sirvan un poco para comenzar. Yo estoy a vuestra disposición para discutir con vosotros, para responder vuestras preguntas o para escuchar vuestras observaciones, y en cualquier caso pues os doy gracias por vuestra atención. Ecco, poche parole di introduzione, rimango ancora qui a disposizione per rispondere alle vostre domande se ce ne saranno o per ascoltare i vostri interventi. Grazie. Ecco, se c'è domande, alzate la mano che vado a prendere il microfono adesso intanto. Questo è il momento solitamente dove è molto difficile iniziare, però vi invitiamo soprattutto i ragazzi, magari i più giovani, a farlo, insomma, perché avete già letto il testo, avete già scritto qualcosa voi anche. C'è qualcuno che vuole iniziare? Sì, viviamo, prima parlavamo appunto di politica, cosa vuol dire impegnarsi, però noi viviamo tutti i giorni ormai in un mondo globalizzato, quindi abbiamo davanti agli occhi non solo i problemi che ci circondano, ma i problemi del mondo, appunto sempre più grossi, sempre più inaffrontabili, e questo rischia di portarci in un immobilismo sempre più opprimente, in una rassegnazione. Quindi come facciamo a mantenere viva la speranza e sì, la voglia di cambiamento senza spaventarci troppo? Bueno, yo creo que esto tiene un poco que ver con la última virtud, si quieres, que yo decía, que era la prudencia. Es decir, ¿por dónde empezamos? Porque siempre el problema es que en cuanto vemos que el mundo es enorme, que todo está conectado, que nosotros somos muy pequeños, muy débiles, bueno, entonces todo eso evidentemente nos priva de la energía para actuar, pero hay que empezar por alguna parte. Es decir, precisamente hoy, por ejemplo, es verdad, tenemos mucha más conciencia de lo grande y lo complicado que es el mundo global, pero por otra parte también tenemos medios de conocimiento y medios de comunicación que nunca se ha tenido. Es decir, tenemos conciencia de que el mundo es abrumadoramente grande, pero también tenemos conciencia de que los humanos estamos mucho más hiperconectados
con todo el mundo de lo que nadie ha estado antes que nosotros. Nadie ha tenido nunca tanta conciencia global del mundo como la tenemos nosotros. O sea, cualquiera de las personas que estamos aquí tiene una conciencia global como no han conocido los seres humanos antes. No podemos dejar que eso nos paralice. Tenemos que simplemente utilizar esa conciencia para pensar que los problemas tienen que empezar a resolverse por un punto, pero van a seguir, de alguna forma, abarcando la globalidad de lo que nos rodea. Pero yo creo que nuestros medios de conocimiento y comunicación hoy son también suficientemente grandes como para que podamos tener, por lo menos, la esperanza de poder hacer algo, de poder actuar de algún modo. Beh, questa domanda probabilmente ha a che fare un po' con l'ultima virtù di cui abbiamo parlato, quella della prudenza, e se ho capito bene si può riassumere in una domanda del tipo: allora, da dove cominciamo? Ebbene, il problema è che il mondo sicuramente è enorme, noi siamo tutti iperconnessi, ci sentiamo piccoli piccoli in questo mondo che ci schiaccia quasi, e questa sensazione alle volte ci toglie un po' il respiro, ci fa sentire una mancanza di energia, di reattività. Ebbene, da qualche parte però bisogna pur cominciare. Oggi sappiamo che viviamo in un mondo grande, lo conosciamo bene, abbiamo una fortissima consapevolezza di ciò che ci circonda, e siamo anche in un mondo in cui mai prima d'oggi l'uomo ha avuto dei mezzi di comunicazione che gli hanno permesso di conoscere il mondo nel quale vive. E quindi, grazie a questa consapevolezza del globale, noi dobbiamo pur scegliere un punto, non dobbiamo fare in modo che tutto questo ci spaventi e ci paralizzi. Io penso che vada scelto un punto dal quale cominciare e da quel punto lì percorrere un cammino con speranza e da lì muoversi. Los filósofos medievales, Tomás de Aquino, por ejemplo, y otros, hablaban del ordo amoris. El ordo amoris es el orden de los amores que nosotros tenemos en el mundo. Es decir, yo no puedo amar a todo el mundo, preocuparme por todo el mundo por igual. Hay un orden en el amor. Las personas que son más próximas a mí, las personas que dependen de mí, y mi familia, mi mujer, mis hijos, o mis hermanos o quien sea, las personas que dependen próximamente de mí son el primer círculo de mi amor. Luego están las personas de mi comunidad, de mi ciudad, y después están las personas de mi país, de mis vecinos, hasta que voy extendiendo ese círculo hasta que cubre a toda la humanidad. Pero tengo que empezar en ese ordo amoris, tengo que empezarlo por las personas que yo tengo una responsabilidad más directa. Es verdad que yo tengo responsabilidad por todos los seres humanos y que si puedo, de alguna manera tengo el deber de ayudar a cualquier ser humano, pero no tengo que empezar por el más remoto o el más lejano. Muchas veces en nuestra civilización actual vemos gente que está más preocupada por ayudar una causa exótica en Oriente, en Tailandia, en no sé dónde, que por resolver los problemas de su comunidad, los pobres que tiene cerca de ellos, los problemas que tiene en su propia ciudad. Entonces, hay una especie de búsqueda del exotismo de la caridad, ¿no? Una caridad exótica, en vez de empezar por las cosas que nos son más inmediatamente directas. Yo creo que es importante ese ordo amoris, sobre todo en este mundo tan global y tan hipercomunicado en que vivimos. Sì, forse in questo mondo così globalizzato nel quale noi oggi viviamo sarebbe importante ricordare il concetto di ordo amoris al quale facevano riferimento i filosofi medievali. Ordo amoris inteso come ordine dell'amore del mondo, un concetto in cui, per il quale io non posso preoccuparmi, un concetto per il quale io devo preoccuparmi di gestire un certo ordine nelle preoccupazioni del mondo che mi sta attorno. In questo ordine
io sceglierò di occuparmi per prima delle persone che mi stanno vicine, come ad esempio la mia famiglia, mia moglie, i miei figli, eccetera, che vengono sicuramente ad un primo livello delle mie preoccupazioni. Poi in un secondo livello delle mie preoccupazioni e di questa gestione dell'ordine ci saranno ad esempio invece le persone che abitano nella mia città, quindi vicino a me. In un terzo livello le persone che fanno parte del mio paese e così via discorrendo. Ora, ricordato questo, è vero che per questo dicevo prima dobbiamo pur scegliere un punto dal quale cominciare e assumere quindi questo punto come il punto da cui cominciamo a manifestare la nostra responsabilità nei confronti degli altri. E dobbiamo farlo per primo verso le persone che ci stanno vicino, non possiamo farlo come succede oggi sempre più spesso verso cause lontane in zone remote del mondo con questo esotismo della carità che va molto di moda oggi, diciamo. E quindi il senso della responsabilità, noi siamo tenuti ad averlo per tutti, però a livello pratico deve cominciare rispetto alle persone che ci stanno più vicine. Altre domande? Vorrei riallacciarmi al libro forse che è il più famoso tra quelli che lei ha scritto, che è appunto Etica para Amador. Ad un certo punto nel libro lei invita suo figlio Amador ad andare al cinema insieme a vedere una pellicola che è Il Ciudadano Kane, questo personaggio che per tutta la vita ha sempre accumulato grandi ricchezze vendendo persone per cose. E soltanto alla fine della sua vita si rende conto di non avere niente. La parola così che pronuncia in punto di morte è Rosbad. Noi qui a Reggio Emilia lo conosciamo per altri motivi, perché Rosbad era una parola scritta su uno slittino che gli era stato regalato quando era bambino. Ecco, questa contrapposizione tra appunto così la società del possedere, dell'avere beni e invece quello che è avere rapporti con le persone, rapporti umani, quindi che devono essere in teoria gli elementi fondanti o comunque gli aspetti più importanti della nostra vita. Vorrei che lei spiegasse meglio questo concetto. Si può dettagliare un poco más sobre il tema la pasión que tenemos hacia los objetos y al mismo tiempo la relación humana. Sí, bueno, efectivamente la película de Orson Welles, Citizen Kane, Ciudadano Kane, es la historia de un hombre que va sustituyendo a las personas por cosas. Es decir, Kane es un hombre de gran fuerza, de gran imaginación, de gran inteligencia, de gran constancia, que empieza teniendo a su alrededor gente que le quiere mucho. Es decir, una familia que le quiere, una mujer que le quiere, bueno, amigos que le quieren, porque él es una persona que se hace, de alguna manera, se hace querer, como se dice, es una personalidad atractiva. Pero él va cambiando todos esos afectos personales, los va cambiando por objetos, por cosas, por posesiones, por casas, por palacios, por piscinas, o por poder, o por el reconocimiento, digamos, de su fuerza. Es decir, va sustituyendo las personas por objetos. ¿Por qué? Porque es más fácil ser dueño de objetos mientras que nadie es dueño de las personas. Es decir, lo difícil del amor, por ejemplo, lo difícil del amor es que tenemos que acostumbrarnos a querer a alguien del cual o de la cual no somos dueños. No somos dueños de esa persona. Entonces, es más cómodo que fuera un objeto y que uno pudiera ponerle su sello, es decir, es mío. Pero nadie es dueño de las personas. Entonces, precisamente lo extraordinario
lo mejor que nos pueden dar los demás es su propia libertad, de la cual nosotros no podemos ser dueños. Eso es lo que entiende al final Ciudadano Kane, comprende al final que él ha cambiado los afectos por objetos y que cuando él tenía esos afectos, en el fondo, era mucho más fuerte, mucho más poderoso que ahora que solo tiene objetos, ¿no? Goethe tiene una frase que dice: da más fuerza saberse amado que saberse fuerte. In effetti, nel film di Orson Welles si racconta la storia di un uomo che in realtà che cosa fa? Sostituisce le persone con gli oggetti. Si tratta di un uomo forte, molto amato, che ha una bella reputazione, ha una bella famiglia, gente che gli vuole bene, amici, tutta una serie di persone che lo amano e lui si fa ben volere, si fa ben amare. Poi a un certo punto che cosa succede? Bene che lui cambia, o meglio scambia questi affetti personali con le cose e quindi accetta di perderli in cambio di che cosa? Di potere, piscine, palazzi, cose, grandi riconoscimenti, eccetera. E quindi il procedimento è quello di sostituire le persone con gli oggetti. Questo perché? Ebbene, perché è più facile essere padroni degli oggetti piuttosto che delle persone. In effetti la cosa difficile dell'amore qual è? È che amiamo qualcuno di cui però non saremo mai padroni. Questa è la cosa difficile da accettare nell'amore. Ed è questo anche che ci porta a dire che comunque la cosa più bella che ci possono dare gli altri quando ci vogliono bene con il loro amore è la libertà che ci offrono. Quindi alla fine il personaggio del film si rende conto che probabilmente con la parola che pronuncia sta a dire che in realtà lui era molto più forte, molto più benvoluto quando aveva gli affetti vicino e non quando si è riempito di oggetti. Dunque, si parla spesso di libertà ultimamente, sta nascendo anche il partito. Riprendendo il discorso di Sartre che lei diceva prima, ma secondo lei la gente vuole veramente essere libera? Oppure si sta troppo bene a non dover decidere? Insomma, la gente vuole veramente la libertà, come spesso viene detto, o in realtà la libertà forse è più un'invenzione di chi vorrebbe comandare la gente? Le persone vogliono realmente essere libere o più? Bueno, in primo luogo, io credo che lo importante è che no tenemos opción entre ser libre o no serlo, tenemos que serlo. Es decir, incluso aunque elijamos la esclavitud, también elegimos el ser humano.